Ciao Fiore, benvenuti sul canale, bentornati sul canale. Eccoci qua dopo parecchio tempo che non pubblicavo più un video. Eccomi qua con un video pippone che poi tra l'altro non ha neanche un argomento, perché ho detto ciao, registriamo un video mentre sto mangiando questa salad qui che ho composto, un panino, perché ho una pausa che non è lunghissima e quindi non vado al camper perché, come tutti sapete, io durante il periodo estivo mi diletto a fare il campeggiatore full timer, o meglio, nel senso, ho come eletto come domicilio preferenziale, rispetto a quello che è la mia residenza in Italia, il mio camper, che è più vicino al lavoro dove sono e quindi rimane più comodo andare avanti e indietro evitando il traffico alla mattina. Questa scelta ormai dall'anno scorso, nata così per caso perché ero stufo comunque di rimanere a casa, si è portata avanti e quest'anno ho deciso di riproporla organizzandomi anche in maniera, devo dire, eccellente, perché comunque quest'anno, come magari avete evinto dalle storie di Instagram o piuttosto che qualche video su TikTok, è cresciuta, si è arricchita di particolare la mia residenza, quindi adesso è diventata proprio una residenza molto più fruibile, più vivibile, e soprattutto è diventato anche un centro di accoglienza per persone che, colleghi che lavorano, magari anche loro fanno lo spezzato e magari non sanno dove andare o semplicemente vogliono venirmi a trovare. Infatti è aperta H24 a chi magari con la sua schiscetta o piuttosto vuol venire a mangiare con noi, che perché no, lo sanno. Stiamo anche creando un gruppo, mano a mano che la gente passa di lì, un gruppo su WhatsApp che si chiama Quelli del Campeggio, dove praticamente raccogliamo tutti quelli che sono passati, magari degli episodi che sono successi durante la permanenza di uno magari in campeggio, cose anche simpatiche. E tutto questo serve a condividere praticamente, oppure mettersi in contatto con noi dicendo ci siete al campeggio, quindi siete lì oggi, quindi per comunicare, o perché magari vorremmo, la nostra idea, magari creare un evento e magari raccogliere tutte le persone insieme che magari si sono viste più avanti e fare una festa tutti insieme, chi lo sa. Le idee ci sono, poi vabbè. Nel frattempo, in tutta questa festa, in tutto questo clima di rilassamento, c'è anche il lavoro, bisogna anche lavorare. Infatti stiamo lavorando, oggi lavoro al mattino, poi lavoro un po' al pomeriggio e niente, anche mia moglie lavora, per cui ci dividiamo praticamente con questo brutto vizio che abbiamo, che è quello di lavorare, che ci permette poi di tenere in piedi tutta la baracca, perché comunque, come sapete. Però di base, ho voluto soddisfare la nostra insoddisfazione, permettetemi un pochettino il contrasto di parole, la mia insoddisfazione, la nostra insoddisfazione da parte mia e di mia moglie, è quella di rimanere in città, che è diventato praticamente veramente un peso, oltre che in città, all'interno di un appartamento. Magari avessi abitato in una situazione diversa, magari sarei stato più tollerante, ma in città per me è diventato veramente pesante vivere. E ci vivo d'inverno, perché comunque ci sono stato l'inverno, vabbè, c'è un altro clima, un'altra temperatura. È anche vero che adesso il primo mese che eravamo lì ci siamo catati tanta di quell'acqua che non ve lo dico neanche, però non abbiamo avuto problemi, l'acqua c'era, non certo nel camper, nella veranda non ci sono state problematiche, abbiamo superato anche questo problema. Adesso fa caldo, quello chi se ne fotte, condizionatore in veranda, condizionatore dentro, quindi ventilatori anche fuori nel giardino, per cui chi se ne frega, si supporta, poi c'è il lago, si fa il bagno, quindi. Però dico, eravamo proprio diventati insofferenti a quello che riguarda proprio le quattro mura, l'ambiente di città, l'intolleranza con i vicini,
saremo diventati ormai degli orsi, siamo degli orsi io e mia moglie, perché i nostri figli ancora sono abbastanza civili e ancora tessono, cioè tendono un attimino a voler stare ancora in città perché sono più vicini ai miei. A me non me ne frega niente, si può dire un cazzo, tanto il canale è mio, quindi diciamo che altre cose più pesanti non le dico, ma a me non me ne frega un beato, e quindi niente. In tutto questo rientrano varie vicissitudini di vita che non ve le racconto neanche, chi mi conosce lo sa, ma tutto questo dove si svolge? All'interno del camper e della piazzola, in un clima praticamente, non dico festaiolo, ma di relax assoluto, perché praticamente è come se una volta giunto lì al camping, ecco, oggi non riesco ad andarci perché mi mangio questo, è un po' mi manca, perché avrei voluto andare là, ma tra andare e tornare non conveniva, e quindi me ne sto qui in macchina, ho preso questo, me lo mangio, ma quando avrò finito, spero abbastanza presto nel pomeriggio, arrivare lì per me è un vero relax. Poi non vi dico, domani sono a casa di riposo, anche mia moglie, sono contento. Vabbè. Non voglio allungarmi più di tanto, se avete delle domande scrivetele nei commenti del video, sapete cosa fare, quindi fatelo. E niente, volevo innanzitutto salutarvi, ringraziarvi del fatto che i miei iscritti sono rimasti, nonostante più di 7 mesi che non ci vediamo, cioè comunque ho mese di un video veramente concreto, perché le idee ci sono qua dentro, tante cose escono sul canale TikTok, vi ricordo che sono anche su TikTok, su Instagram, quindi tante cose escono lì, sono più veloci. Qui su YouTube vi invito a scrivere nei commenti se volete qualcosa in più, se vi piace, se non vi piace, se devo chiudere il canale, se devo inventarmi qualcos'altro, scrivete, condividete, fate tutto quello che dovete fare e che sapete dover fare. E detto questo, mi dovrò impegnare a fare dei video un po' di più. Vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao.